gomitolata in un fiocco di neve, sono nata a Milano, il 1° gennaio, all'ora del tramonto. Il 1° gennaio del 1923. Scriveva così Valentina Cortese nella sua autobiografia. Una grande interprete, una carriera lunga e prestigiosa. Una vita tra il set e il palcoscenico, al fianco di maestri come Fellini, Strehler e Truffaut. Appena nata, fu affidata ad una famiglia di contadini. Io penso a me stessa quando ero bambina. Sì, quando ero bambina, io ero una bambina molto felice, perché sono cresciuta in campagna, nella campagna lombarda, tra i contadini lombardi. Sono stata baia 7 anni. E quindi ho amato quella gente. Io hai bevuto quel latte. E ho bevuto quel latte. Come dice testo, ricordati Valentina, sì, che tu hai bevuto del latte da una baglia lombarda. È vero, ho bevuto quel latte. E io ho amato quel periodo e mi hanno formato. Sono loro che mi hanno formato. Io mi sento una di loro, anche se mi vedi così, con i chiffon, con i tralala. Dalle rive dell'Adda si trasferisce a Torino, dove va a vivere con i nonni. Quando sono andata in collegio dalle suore, no, venendo in città, andavo nel giardino a giocare così, ma mi toglievo le scarpe perché volevo sentire i sassolini, la terra sotto i piedi. Poi le suore se ne accorgevano, me le facevano mettere, era un mettere e togliere. Inizia a recitare a 17 anni con delle sue amiche a Stresa, dove i nonni avevano una casa per le vacanze. Stresa. Stresa. È un luogo di sogno, è un luogo che io amo molto. Avevamo una casa a Stresa. A Stresa ho fatto degli incontri molto belli, tra cui Victor de Sabat. Aveva 30 anni più di Valentina e fu per quei tempi un amore scandaloso, ma allo stesso tempo tenero e profondo. Il suo primo grande amore. Victor de Sabata era uno straordinario direttore d'orchestra. Straordinario, lui era straordinario. Era un grandissimo interprete. Era meraviglioso. Io ero rimasta, poi era la prima volta che vedevo un grande direttore dirigere. Lo sentivo sempre per radio e mi ricordo che facevo i compiti e quando ascoltavo lui mi fermavo perché mi attraeva. Ecco, io mi ero già innamorata per radio, perché sentivo che aveva dei tempi diversi che, insomma, mi prendeva. Il cinema, fai i telefoni bianchi. Ma il sabato non l'ho mai lasciato per lungo tempo, per anni e anni. Non riuscivamo a lasciarci. Volevo, ma non riuscivo. Nel 1941 ottiene il suo primo ruolo importante. È Elisabetta nel film La cena delle beffe, diretto da Alessandro Blasetti. Come mi piaci, anche così sconvolto. Se ti avessi baciato e ribaciato, tu saresti così. Saresti sconvolto così. Perché l'amore è pure una pazzia. Tu mi sei passato accanto, come il torrente passa accanto al rivo. Passa e non vede nulla. Ma la mia compagna, la mia vecchia nonna che ha avuto un amore sfortunato, mi ha insegnato a sperare. Mi ha guardata mentre che dormivo, perché della lucerna io mi vergogno. Mi dice che sono bella. Mi dice che sono d'oro vivo, sai? Oh, fossi tu la mia lucerna. Che bel sogno. Luigi Zampa la dirige in Un americano in vacanza, dove interpreta una maestrina sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale. No, non lo so, ho come la testa in fiamme. Lei mi ha fatto bere troppo, io non sono abituata. Conosco un sistema per spegnere le fiamme. Ah sì? Quale? Affogarle nello champagne. Per carità, ci mancherebbe altro, cosa dice mai?
Senta, serva rancore a suo cugino. Oddio, quante bugie mi ha fatto dire. Non mi risponda, mi serva rancore. No. Maria, ha mai visto film americani? Qualche volta, perché? In quasi tutti i film americani c'è una scena come questa. Un giovanotto e una ragazza sono seduti in un giardino mentre si ode una musica in lontananza. A un tratto, il giovanotto passa il braccio intorno alla vita della ragazza, lei poggia la testa sulla sua spalla e... Maria. Perché? L'ho offesa? No. Soltanto anche nei film americani capita qualche volta una ragazza che non perde la testa. Sì, è vero. Andiamo. Nel 1948 firma un contratto con la 20th Century Fox e recita ad Hollywood, accanto ad attori del calibro di Humphrey Bogart, Paul Newman, James Stewart, diretta dai più famosi registi del momento. In America sposa l'attore Richard Basehart, un matrimonio non troppo fortunato. Non è che abbia dei bei ricordi, no, ho avuto tanti amici, da Gregory Peck, no, veramente grandissimi amici, però è finita male quell'avventura lì, io ho fatto solo tre film in America. Ma anche per Alida Valli non è finita bene. Non è finita bene per altre ragioni. Per altre ragioni. Io invece per una ragione che il signor Daryl Zanuck, perché ho fatto tre film, no? con lui, che avevano avuto un grande successo, The New Bomb, D'altra parte sono andata con le carte in regola perché a Londra avevo fatto un film che l'hanno fatto uscire due volte in due anni come prima, e non dico le critiche perché dovrei vergognarmi, non le dico, insomma, però non le dico ma le dico. Perché c'era scritto e l'hanno messo sulle insegne luminose lì sui palazzi per fare pubblicità al film. Aspetta, quale camera guardo? Adesso lo devo dire. È questa, Valentina. Mi metto in posa. Ti adoro. First Garbo, then Bergman, now Cortese. Hai capito? Allora sono andata a Hollywood con questa cosa. Dunque, sono andata, ero a posto, non ti pare? Prima Garbo, ecco, poi Bergman, poi adesso Cortese. La Courtoise, dico che arriva a Hollywood, insomma, le carte in regola. Questo, vorrei chiamarlo cretino. Sì. Insomma, questo signore si era permesso di innamorarsi di me. Ma si vergogni. Io non gli permetto, non permetto a nessuno che si innamori di me. Prima devo essere io ad amare una persona e fargli capire che l'amo. Ma non questo. E continuava così a tormentarmi con questa sua corte. E allora, una bella sera, ci siamo trovati a casa di un grande attore, Reginald Gardner si chiamava, era un bravissimo attore che aveva dato un ricevimento e c'era anche lui, c'era anche sua moglie, la Virginia, e a un certo momento viene vicino, mi fa delle avance, io avevo in mano un bel bicchiere di whisky, perché là in America sei sempre col bicchiere di whisky anche se non lo bevi, un bel bicchiere pieno, colmo di whisky, lui è venuto lì a farmi l'avance, ciao, io l'ho proprio buttato in faccia con un gusto. E lo farei tuttora, sapendo che ormai avevo segnato la mia fine a Hollywood. Certo. Ma lo farei ancora. L'unico rimpianto di quell'esperienza americana fu quello di non aver recitato con Charlie Chaplin in Luci della ribalta, perché aspettava suo figlio, Jackie. Il successo. Al successo ci si arriva quasi senza accorgersene. È il pubblico che se riesci a toccarlo dentro ti risponde subito con infinito amore. Eh sì, è così. Si interessa a te, ne viene conquistato, si entusiasma, è affascinato da te, incomincia a plasmarti, ti prende per mano e ti conduce così attraverso tutta la tua vita se te lo meriti. Se non lo deludi troppo, se non fai troppi errori. Sì, qualche errore te lo perdona, perché è legato da antico amore e stima. Ma sei tu, attore, che devi rispondere a tutto questo, buttandoti proprio a capofitto,
con un amore sempre più crescente, con sempre più crescente dedizione, lavoro dure, scelte attente, giusto equilibrio tra sicurezza e rischio. Buttarti, insomma, con sempre più passione, con sempre più verità. E la vita è una grande maestra. Le mancava l'Italia e dopo l'esperienza americana è diretta da Michelangelo Antonioni nel film Le amiche, con il quale vince il Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista. Insomma, io ero partita per farti un certo discorso. Volevo dirti, cioè, di non illuderti, di stare attenta, di prepararti a pagare di persona, di non pensare di essere la sola cosa nella sua vita. Però forse mi sono sbagliata. Forse tu sei riuscita ad avere da lui quello che io non ho mai avuto. Sì, ci vogliamo molto bene. Mi dispiace che tu debba soffrire, Nene. Ma io non sono capace di mentirti. Non so come potrei rinunciare a lui. Non rinunciarci. Vi aiuterò io andandomene, mi farò forza. Anzi, vedi, io adesso perdo Lorenzo e chi lo sa, forse in America avrò un grande successo. Di a Lorenzo che non ha bisogno di parlarmi. Partirò come se dovessi tornare. Se avessimo avuto dei figli, non avrei ceduto, sarei rimasta. Ma due persone sole, sposate o no, non possono restare insieme che per amore. Io per amore me ne vado. Al fianco di Giulietta Masina nel 1965 interpreta se stessa in Giulietta degli Spiriti, diretta dal suo caro amico Federico Fellini. Con Effetto notte di François Truffaut sfiora l'Oscar con la memorabile interpretazione dell'attrice smemorata. Ma la prestigiosa statuetta fu vinta da Ingrid Bergman, che dal palco degli Oscar si scusò con Valentina perché il premio sarebbe spettato a lei. Che soddisfazione per noi rivedere o Giulietta degli Spiriti o quel capolavoro assoluto che è Effetto notte di Truffaut, che rimane una pagina del cinema mondiale. Caro, che aveva scritto il copione e c'era Severini, il mio ruolo, te l'avevo già detto, no? Dove non c'erano battute. Io dico, ma come? Io devo andare lì a recitare in una lingua non mia, voglio andare sul set conoscendo le battute bene a memoria. Allora mi ricordo lui si era preso una villa ad Antibes perché giravamo a Nizza e sono andata a trovarlo, ho detto, ma Truffaut, ma qui non ci sono le battute. Ah, non ti preoccupare, guarda, non mi sono preoccupata. Sono andata sul set senza una battuta perché ha voluto che io improvvisassi tutto. È stato un momento che ho vissuto bene, in compagnia, perché in fondo la macchina da presa è una grande compagnia. Ma è l'occhio, quell'occhio lì che ti va dentro, che ti spia. Però un vecchio amico, non ho mai avuto paura di quell'occhio lì. E lui lo sa. Era segnato nel destino di Valentina Cortese l'incontro sentimentale e professionale con Giorgio Strehler e con il Piccolo di Milano. Su quel palcoscenico recitò in parti memorabili da I giganti della montagna al Giardino dei ciliegi, uno dei suoi impegni drammatici più struggenti. I miei peccati. Io ho sempre gettato via i soldi come una pazza. Ho sposato un uomo che non faceva che debiti. Mio marito è morto di champagne. Dio, faceva paura, tanto beveva. Poi, beh sì, per mia disgrazia mi sono innamorata di un altro, me ne sono andata con lui. E qui, subito, un colpo in testa, il primo castigo. Là, sotto, nel fiume, il mio bambino annega. Io no,
torna via, 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 all'estero per sempre, per non tornare mai più, per non rivedere mai più quel fiume. Ho chiuso gli occhi, sono fuggita, a testa bassa, fuori di me, fuori di me. E lui dietro, dietro, sempre, sempre, senza lasciarmi mai, senza darmi mai un attimo di respiro per lepre. Avevo comperato una villa vicino a Mentone perché laggiù lui si era malato e per 3 anni non ho avuto un momento di pace, giorno e notte, giorno e notte. Ne sono uscita a pezzi con l'anima asciugata e l'hanno spinta. Cosa ti manca di Giorgio Strehler? La poesia, il teatro, la dolcezza, la follia. Era meraviglioso lavorare con lui, veramente straordinario. Eh sì. È fuggito troppo presto, la sua passeggiata è stata troppo breve. Attrice versatile, drammatica e intensa, ma anche lieve e ironica. Cosa importa a me se rouge oppure noir? Che cosa importa a me? Io gioco per giocare. Se sorride dico se la vi. Perché mi chiamo la signora Sanssouci? Che cosa importa a me se al gioco dell'amore talvolta accade che mi resta solo un fiore, sorrido e dico gran merci. Perché mi chiamo la signora Sanssouci, in ogni gioco in fondo c'è un fatale addio. E quando muore, muore il croupier, rien ne va plus, les jeux sont faits. Una vita fatta di incontri straordinari, come quello con Franco Zeffirelli, con il quale lavorò nel film Fratello Sole e Sorella Luna e nello sceneggiato televisivo Gesù di Nazareth nel ruolo di Erodiade. Erode, mi sono sbagliato. Sì, ho avuto torto e ora il Signore ci ha maledetti. Lascialo andare. Cosa? Ma sì, mandalo via, mandalo via. Che vada in Egitto, hai ragione. Che male ci può fare là, dopo tutto. Ecco, domani, sì, domani. Nel giorno della tua festa, quale regalo migliore puoi fare a te stesso e al tuo popolo? Un grande gesto di clemenza. Certo. Donna incredibile sei, con quanta astuzia ti difendi. Quando avrà preso la strada per l'Egitto, eccoli pronto per lui un malaugurato incidente. Quanta immaginazione, mio re. La tua fantasia
corre come il vento. Immaginazione? Lo sai che io ti leggo nella mente. Ma io posso leggerti nel cuore. Ma il suo grande amore fu il teatro. Ah, il teatro per me è una cosa molto importante nella mia vita. Teatro come amore, amore come teatro. Io sono sia come sia una donna d'amore e di teatro. Prendila un po' come vuoi. Ma io la prendo benissimo, perché mi pare una dichiarazione eccellente. Io sono un certo tipo di attrice perché sono un certo tipo di donna e cerco di portare così un po' della mia verità, della mia vita, e fatalmente riporto nella mia vita privata un po' della teatralità del teatro. Raccontava che quando da bambina viveva in campagna le costruirono un teatro di legno con una piccola pedana dalla quale le piaceva esibirsi. Quello che si prova ogni sera recitando davanti al pubblico è una grande emozione, un profondo amore e anche un'infinita paura, sì, di non saper dare fino in fondo quello che si ha dentro. Cosa che spesso succede, allora ci si sente inutili, avviliti, ma quando a volte succede però e si stabilisce tra pubblico e attore quel fluido di magia indescrivibile, delirante direi, allora il delirio è portato addirittura alla sfrenatezza più grandiosa. Non sempre accadono questi momenti, ma quando accadono, allora fare del teatro è davvero meraviglioso. Cosa avrei potuto fare? No, dimmi cosa avrei potuto fare. Nella vita, oddio, mi sarebbe piaciuto essere una poetessa, una scrittrice. Questo mi sarebbe piaciuto. Ogni tanto scarabocchio qualche cosa, poi lo straccio. Mi vergogno troppo. Ma quella sarebbe stata l'unica cosa che mi sarebbe piaciuto fuori del teatro. Ma il teatro lo amo, sì, lo amo. Era consapevole di aver avuto tanto dalla vita, tanta gioia, ma anche tanto dolore, come quello di perdere il suo unico figlio. Una storia, la sua, di amicizie e incontri straordinari, di grandi amori con uomini altrettanto grandi. Victor De Sabata, Giorgio Strehler e il suo ultimo marito, l'industriale farmaceutico Carlo De Angelis. Io sono come sono, un essere umano come tanti altri, che vive nel bene e nel male, con le sue paure, con le sue gioie, con le sue solitudini, con i suoi smarrimenti, con i suoi successi, i suoi trionfi, le sue sconfitte. Con la sua gioia di vivere, con la sua disperazione di vivere. Sono un'attrice vecchio stile, con la voce flautata. Nella vita, lo so, cerco di fare il clown, cerco di tenermi questa etichetta che mi hanno messo addosso della diva un po' evanescente e che in fondo mi va bene, mi protegge e mi fa comodo. Così si descriveva nella sua autobiografia. Nonostante le apparenze, Valentina Cortese è rimasta una persona molto semplice. Le piaceva parlare il dialetto milanese e portare un foulard che le copriva la testa. Quella che poteva sembrare una sua semplice caratteristica, un vezzo, si scoprì essere un omaggio alle sue origini con... Ci pensi mai alla morte? Sì che ci penso, ma non ho paura. No, non ho paura della morte, perché è una cosa naturale. No, avrò tristezza pensando di lasciare le persone che amo, le persone care, e i luoghi cari anche. Ma quel signore lassù ha voluto così.